Paisa, buongiorno. Poi se voi volete qua fare una bella taglia a mestiere, è come fosse ci da dal tosacane. Come fanno che 5 euro a tagliare i capelli? E poi stanno chi se qua c'è una birta, la gente va, se vanno a fare i capelli con 5 euro. E qui come caspita, eh? Ma se vede che questa qua che insomma poco. E una volta c'era un mulo a furce che c'è il geranno, pieno di venose. E c'era una femmina, numeri che c'erano da. Ha detto sì, tengo una furce, tengo una curtita da mulo, quanto ti pigli? Ha detto, mi pigli 150 lei. Vabbè, ma io ti voglio dare solo 100 lei. No, il prezzo è 150 lei, ma io ti voglio 100 lei, ma fai quello che vuoi, ma lo fai il lavoro, ma però, lo faccio, però il prezzo è corico da girare, se mi date meno, il lavoro non lo garantisco, l'ha fatto, il lavoro, qui esce da più la furcia, esce da più il cortile, esce dalla casa, esce da per tagliare la soffa e muzzicare, la furcia, non face niente. E c'è da tagliare il pane con cortite e se sfrocurai. La corsenata è un gutto ancora, la veloce. Io ti pensavo di aver fatto l'affare, invece ha preso la fregatura. E c'è da reclamare, dice, ma come, ti ha girato 100 lire, ma sta furcia non taglia. E il cortite manca paura. Ha detto sì, compa, compa. Ma tu poco mi hai dato e poco da gemolato, che vuoi? Io ti ho chiesto 150 lei, tu me ne hai dato 100 e gemolato per 100 lei. Questa è la storia. Cagone. Sul prezzo, io quello che ti domanda, e tu lo dai meno, poco mi dai e poco ti ammola. Ma questa è una favola. Però in realtà, che meno spende, più spende, perché tante volte ora faccio per risparmiare e consumo chiudo quello che avessi a consumare. E quando stanno un sacco di sti posti, hanno aperto tutto quanto, supermercato, mini market, tutto quanto. Cercano di tutto quanto di campare la meglio. Però io non voglio mo parlare male, ma quando vai a fare un taglio di capelli a 5 euro, che igiene stai? Stai l'igiene? La lametta, la cancia per lo sfilzino dei capelli. Perché ti spruzzi un good che hai? O de fogne, o acqua profumata, boh. Cioè, un po' di dubbio ce l'ho, magari è tutto apposta. Magari è tutto in ordine, tutto sanificato, però la realtà, quello sape, l'esperienza della vita mi dice che se spinne poco ti danno poco. Però non vogliamo parlare malamente, ci mancherebbe, poi tutto quanto si improvvisano, sartoria, fra i neri, i cinesi, i rumeni, albanese e via dicendo, hanno tutti attività diverse, stanno i cinesi che sono tutti sempre tutti i coiffeur. E qua per esempio i diritti loro li conoscono perché sono tutte le cose che diciamo i loro CAF guardano tutte quante le loro esigenze, i loro diritti. Ma io dico una cosa, non voglio parlare malamente. I diritti sì, tutto quanto si conosce.
Ma però ci stanno pure i doveri, i doveri bisogna pure conoscerlo bene. Ma sembra sempre le solite cose, se fanno la legge e poi che lo rispetto. Ma diciamo che un pesce pozza dalla capa, si sentono scandali di qua, scandali di là, pure che comanda. Ogni tanto è anzione che ha affondato un sacco di soldi. E chi i soldi? Sono della povera gente. La gente che ha fatto i sacrifici, che faccio fatica per campare, che è una pensione da fame. È brutto sto mondo, eh? È brutto sto mondo. Comunque, che va già Reggio? Che ha mangiato non credo mai a chi è ricevuto. Eppure chi è ricco, difficilmente diventa povero, perché sempre ha da stupare tutto il burbottone. I paradisi fiscali. E che baggia ricci. Sciamannanza. Ma va buono, va. Ne siamo fatti una chiacchieratetta, io che me stesso, da solo. E un mondo è questo, non è che nessuno fa delle grandi scelte, dei grandi progetti, si cambia la giornata. In attesa che le vacanze prendono il grande boom, che la gente progetti di qua, progetti di là, nessuno c'è in vacanza, nessuno se muove, e poi viene dappertutto una tavola buona per chi ha gli esercizi, che deve campare pure loro e far lavorare la gente. Però io quello che ho visto non è per criticare, ma la sicurezza delle persone vai a farsi benedire, eh? Non adoperano la maggior parte né mascherine, né distanze di sicurezza, se ne sbattono le palle uno che l'altro, sembra che non è mai successo niente, no? Sembra che un scoglionavirus sia stata una favola che non esistente. E invece, secondo me, stai sempre in agguato. E prima o poi, a commenza a muzzica brutta, un'altra volta. Qua io che tengo la mascherina, che a me non mi guardano come fosse che sono un UFO. Ogni tanto trovo qualcuno di buon senso che la mette. Però oggi visto che la maggior parte non adopera un cavolo di niente, sia nelle città che nei paesi, perché se vede, speriamo che non ritorno peggio di prima sto scoglionavirus, perché non perdona. Ma di che? C'è stata sta pandemia che ha decimato un sacco di persone, sia in Italia che nel mondo, ma qualcosa l'avesse mai imparato tutto quanto, no? La maggiore precauzione che avesse mai tenuto uno che l'altro sono le norme igieniche, le distanze, le mascherine, i disinfettanti. Evitare, diciamo che evitare per esempio che i contagi prendano il sopravvento, perché sto brutta bestia qua di virus non perdona, eh? Poi che va già ricci, sembra che la gente non ci tiene a campare. Che sì. Dice, ma che tanto non succede niente, qua è una favola, quello l'hanno inventato, le pallocce che l'hanno inventato. E tutti che sono morti per finta. Ma, mamma mia, che catastrofe. E va buoni, eh. Mannanza. Beh, saluto, alla prossima.
ciao. Buona giornata, ciao, ciao. Stagio di Vatin. Una faccia di festa. La pellione. Cerchiamo di tenerci una bella stretta. E arruviamo vicchiarito tutto quanto. In buona salute, possibilmente. Ciao.